TV Radicale, decimo congresso di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Leonardo Scandola, giusto? Sì, dell'associazione Radicali Verona. Esatto. Leonardo, ci vuoi parlare della vostra associazione, delle vostre battaglie, delle vostre impressioni, soprattutto del congresso? Se è la prima volta? Allora, questo è il mio secondo congresso personale, però è la prima volta che veniamo come associazione Radicali Verona. Un'associazione che è nata da circa un anno, quindi un'associazione relativamente giovane, ma che è cresciuta velocemente. L'abbiamo fondata in 5, oggi siamo in 30, di cui 10 iscritti a Radicali Italiani. Siamo venuti qui in massa al congresso, proprio perché attraverso quella piattaforma che abbiamo avviato su internet, che è appunto Rilancio Radicale, vorremmo proporre appunto un ruolo diverso per le associazioni territoriali. A questo proposito abbiamo presentato una mozione di modifica dello statuto affinché le associazioni territoriali medio-piccole, che hanno ossia 9 iscritti a Radicali Italiani, abbiano di diritto un membro al Comitato Nazionale, il quale possa partecipare ai lavori, seppur senza diritto di voto. Un po' invece di 25, perché attualmente è di 20. Esatto, con 25 siamo un rappresentante a tutti gli effetti, però a nostro avviso questa rappresenterebbe l'occasione per dare una sede istituzionale anche alle associazioni più piccole e portare quelle istanze che rimangono sul territorio e purtroppo rimangono inascoltate fino ad oggi. Quanto conta secondo te appunto l'operatività delle piccole associazioni per portare avanti le battaglie radicali? A mio avviso, nel contesto attuale del movimento, che ha perso purtroppo degli iscritti, che purtroppo è chiuso dai media, il territorio rimane il punto di partenza e rimane spesso tutto. Abbiamo delle realtà molto forti a Milano, a Roma, a Torino, ma le elezioni si fanno in tutta Italia e tante volte serve appunto della militanza organizzata per raccogliere le firme, ma comunque per veicolare su tutto il territorio nazionale il messaggio. Quindi ripartire dalle associazioni territoriali, secondo me, è la prerogativa più importante per rilanciare il movimento. L'antiproibizionismo come battaglia che diciamo non tramonta mai, che non parla solo appunto di legalizzazione delle droghe, ma parliamo anche dell'eutanasia, del tema del fine vita, anche delle coppie di fatto, pensi che sia ancora valida come battaglia? Ma sicuramente sì, già l'anno scorso il congresso era stato intitolato antiproibizionismo, però purtroppo è stata un'occasione persa, dato che l'anno scorso non è stata avviata nessuna iniziativa in tal senso. A questo proposito, un'altra mozione che abbiamo presentato è di sottolineare l'importanza di queste battaglie a 360 gradi, quindi non soltanto sulle sostanze, ma anche il riconoscimento delle unioni omosessuali, dell'eutanasia, quindi l'antiproibizionismo in senso lato, proprio perché siamo gli unici nel panorama politico italiano che portano avanti queste battaglie che sono sentite in modo trasversale tra la popolazione. Tu, a quanto vedo, sei giovane. Come fare, secondo te, a far avvicinare appunto i giovani alla politica e in questo caso i giovani alle battaglie radicali? Ma già puntare sul movimento territoriale è molto importante. Noi siamo partiti come giovani, anche entrando nel mondo dell'università, delle scuole, la nostra associazione ha una buona componente giovanile. Oltre a questo, puntare sicuramente, ma sulle battaglie, ad esempio quelle dell'antiproibizionismo, che sono battaglie sentite tra i più giovani, anche quelle dei diritti digitali, di internet. Ma una cosa che è un'autocritica al movimento radicale, bisogna cambiare il modo di comunicare. Quindi puntare molto anche sui social network e comunque su internet per cercare di arrivare e spiegare concretamente ai giovani, che purtroppo spesso non si informano, non leggono, non ascoltano Radio Radicale o TV Radicale, e quindi cercare comunque di arrivare con messaggi concreti anche ai più giovani. Magari è più facile con mezzi come Facebook, come Twitter, come non so, anche gli applicativi che ormai si utilizzano per iPhone, per Android, quindi magari utilizzare le nuove tecnologie a beneficio di quello che comunque sono sempre battaglie che non tramontano mai. No, questo sicuramente, la società è cambiata, deve cambiare di conseguenza anche il modo di comunicare, e questa appunto dicevo è un'autocritica al movimento radicale, però se vogliamo appunto rilanciare questo movimento dobbiamo anche passare da qui. È chiaro. Ci dai qualche impressione invece su questo congresso? Non so, qualche intervento che ti ha colpito di più o non so, qualche consiglio che vorresti dare ai congressisti su come svolgere il congresso? Ma è un congresso che per adesso sta andando bene. Mi è piaciuto l'intervento anche della segreteria, in particolare anche di Michele De Lucia, che ha appunto ricordato il ruolo delle associazioni territoriali, in tal senso anche proposto ai parlamentari di muoversi sul territorio, che questa è una cosa molto importante
per noi, appunto per anche convocare delle conferenze stampa o comunque lanciare le nostre iniziative, una volta che si ha un parlamentare comunque ha un richiamo diverso. Quindi in questo senso siamo soddisfatti, ma appunto cerchiamo adesso anche con le nostre emozioni di fare di più e ottenere qualcosa in più per le associazioni territoriali. Per quanto riguarda invece il panorama politico attuale, eventuali contaminazioni con altri partiti politici, in questo caso vabbè, noi facciamo parte minoranza del PD, eventualmente vista la cena a Palazzo Grazioli, quanto potrebbe essere produttivo o non produttivo far parte di questo o quello schieramento? Questa è una domanda complicata. Diciamo che il Partito Radicale, i Radicali Italiani, rimane comunque un movimento che potrebbe tranquillamente stare sia da una parte che dall'altra. Nel contesto attuale ci troviamo ad avere un centrodestra con il quale teoricamente si potrebbe dialogare, perché dovrebbe essere l'anima liberale, liberista della politica italiana. In realtà è quella corporativa, tante volte attaccata comunque al mondo clericale, quindi è difficile inserirsi in questo senso. Quindi escluderei col centrodestra attuale, specialmente anche la Lega, eccetera. Dall'altra parte abbiamo il centrosinistra, con il quale non veniamo considerati, siamo in rotta, cerca con più attenzione, per ragioni numeriche di voti, il terzo polo e quindi l'UDC. Quindi penso che non abbiamo molti margini di scelta, se non appunto, questo sarebbe un calcolo per poter rientrare nelle prossime elezioni, o con il PD, cercando di mettere una pietra sopra tutto quello che è successo, altrimenti l'unica strada rimane andare da soli. Mi sembra chiaro. Ritornando invece al congresso, visto che domani ci saranno le candidature e quindi magari la riproposizione della segreteria che si è avuta quest'anno, pensi che ci siano delle battaglie che sono state affrontate poco, altre che invece potrebbero essere affrontate con un piglio diverso? Vuoi dare qualche tua, non lo so, visione? Ma da parte nostra c'è stata un po' di delusione, nel senso che appunto, come dicevo prima, il congresso dell'anno scorso aveva dato come obiettivo quello dell'anno antiproibizionista, quindi una battaglia che era condivisa anche dalla nostra base, e molti si sono anche iscritti alla nostra associazione su questa base, siamo riusciti a richiamare i più giovani su questo tema. Abbiamo organizzato un festival antiproibizionista a Verona, sempre nella convinzione che sarebbe stato l'anno di svolta, e invece alla fine si è puntato molto su contributi silenti e la messa delle carceri, due battaglie per carità giustissime, ma che non provenivano dall'anima democratica del congresso, sono state scelte per carità condivisibili ma della direzione. Quindi in questo senso vorremmo, io credo che si ricandideranno e verranno rieletti l'attuale segretario e l'attuale tesoriere, però vorremmo sottolineare la maggiore attenzione e importanza che deve avere il congresso e quindi il movimento, appunto questa è l'espressione democratica del movimento globale, di dare più voce alla base e quindi di ascoltare maggiori le istanze che vengono proprio in questi giorni. Tu pensi di volerti candidare al comitato, visto che comunque te ne sarà sicuramente data la possibilità, e se sì, appunto cosa proporre per dare una svolta un po' a quello che è forse una fase di stallo? Allora, sicuramente sì, ci candidiamo, al di là del fatto che portiamo avanti la rappresentanza per le associazioni territoriali in comitato, proprio perché crediamo che sia perché siamo giovani, sia perché veniamo dal territorio e non siamo dentro al movimento radicale da poco, possiamo portare delle idee nuove. Purtroppo spesso quelli che sono anche nel comitato sono i soliti noti, e la nostra impressione è che si rischi di diventare comunque sempre un collegio un po' autoreferenziale, e quindi di portare comunque idee nuove dalla base, magari tante volte che non sono state mai proposte, e quindi arricchire comunque quelle che possono essere iniziative radicali. La sinergia invece con le altre associazioni di stampo radicale e comunque quelle che magari sfruttano lo strumento telematico, parliamo magari della stessa TV radicale, ma c'è anche Agora Digitale, e pensi che possano essere un valido strumento o forse un'alternativa al tradizionale rapporto che si ha invece con le associazioni, che viene vista soltanto ai congressi? Sicuramente TV Radicale è stata una sorpresa gradita, dato che comunque ha dato spazio anche a noi proprio sul discorso sia dell'Associazione Radicali Verona, sia di Rilancio Radicale, che era questa piattaforma online precongressuale che avevamo lanciato. Quindi sicuramente questi sono strumenti che vanno incoraggiati, per uscire anche sempre dal solito che era Radio Radicale, che è importantissimo, ma danno anche un nuovo appeal anche, no? Sono nuovi strumenti. Per quanto riguarda le altre associazioni siamo in contatto,
e mi spiace sempre puntare su questo discorso del territorio, ma siamo in contatto spesso con le associazioni più piccole proprio per coordinarci e cercare comunque di portare anche la nostra voce alle altre associazioni. Ma no, sicuramente, soprattutto in particolare sottolineerei l'importanza di TV Radicale, che è veramente stata una sorpresa molto gradita. Ma io credo che la sorpresa gradita sia soprattutto che siano i giovani a interessarsi di tematiche che non dovrebbero tramontare mai, ma al contrario dovrebbero essere riproposte con mezzi diversi, come dicevamo poco fa. E nulla, ringrazio nuovamente Leonardo di Radicali Verona e lo invito sul nostro sito TV Radicale, dove già ha avuto la possibilità, uno spazio, ma io credo che debba diventare una rubrica fissa, se non lo è già, e continuare insomma a monitorare quello che sono gli obiettivi e le politiche di Radicali Verona. Grazie ancora a Leonardo. Grazie a voi.